Popolo delle stelle, amici di Caporal Buio, buonasera, buon pomeriggio ai nostri ospiti, visto che sono collegati dal lontano Cile, che è 4 ore indietro attualmente, quindi là sono le 5 del pomeriggio. E questa sera diretta speciale perché Claudia e Marco, li vedete con la maschera perché in questo momento stanno lavorando, sono in un luogo di lavoro, quindi è obbligatoria la mascherina. E sono collegati proprio dalla sala di controllo del Very Large Telescope situato sul Cerro Paranal in Cile, in pieno deserto di Atacama. Il Very Large Telescope è uno dei più importanti e grandi telescopi a livello mondiale, da cui arrivano tante delle immagini che noi pubblichiamo sulla nostra pagina. Alcune magari le prendono anche loro, per cui di quelle che noi vediamo. E quindi insomma una diretta speciale, anche se vi abbiamo dato poco preavviso, ma insomma siete già collegati in 300, per cui speriamo di farvi vedere tante cose interessanti. Giusto per introdurre un po' la questione, il Very Large Telescope, tradotto il telescopio molto grande, visto che gli astronomi hanno sempre fantasia nel dare i nomi alle cose, e davanti a voi c'è, nella montagna di fronte, L'extempore il telescopio estremamente grande. Se ne faranno uno ancora più grande, non so che parole inventeranno, ma vabbè. Quindi, insomma, diretta speciale. Io adesso lascio la parola a Claudia e a Marco, così ci introducono un po' chi sono e che cosa fanno. E questa sera vedremo un po' qual è la vita di un astronomo che lavora a un telescopio così importante e così grande, perché tante volte ci viene chiesto qual è il lavoro di un astronomo, non è guardare nell'oculare di un telescopio, ma è, come vedremo questa sera, molto altro. Vi mostreremo la sala di controllo con cui vengono manovrati e usati questi telescopi e se avremo fortuna riusciremo anche a farvi vedere delle immagini direttamente dalla piattaforma dove si trovano i telescopi del Very Large Telescope. Quindi lascio la parola a Claudia e poi a Marco così vi presentate e dite che cosa fate. Tutti e tre siamo passati da Padova, tra l'altro, quindi. Eh sì. Bene, mi senti? Sì. Ok, buonasera Matteo, buonasera a tutti. Mi chiamo Claudia Paladini, sono un'astronoma, lavoro qui a ESO dal 2017, sono arrivata ad agosto del 2017, nel bel mezzo dell'inverno cileno. Sono un astronomo, parte dello staff e lavoro qui al Very Large Telescope. Di notte sono responsabile dell'interferometro, quello che si chiama il VLTI, quindi il Very Large Telescope Interferometer, e di giorno sono responsabile, come gli astronomi di giorno, poi si dipende insomma, da quello che dobbiamo fare. Ecco. Scientificamente lavoro su stelle giganti. Mi occupo di atmosfere stellari e quindi un po' il futuro del nostro Sole e quindi cosa succederà all'atmosfera del Sole quando si espanderà, cosa succederà alla Terra. E per fare questi studi uso soprattutto appunto l'interferometro e che poi più tardi Marco magari vi farà vedere dalla piattaforma. Tra l'altro, il tuo nome era anche nel team, no, che ha prodotto uno degli ultimi articoli, l'ultimo articolo uscito da parte dell'ESO, che noi abbiamo anche pubblicato in pagina mercoledì, se non ricordo male, che riguardava Sì, il buco sì. nero supermassiccio in mi ricordo il numero della galassia, 77 o 33, non mi ricordo il numero della galassia. Per cui, 77. È stata quindi. la prima immagine di questo tipo ottenuta con lo strumento MATISSE, che è un nuovo strumento che è arrivato al VLTI nel 2018, se non erro. E questo è il primo articolo di Matisse che è uscito su Nature ed è veramente un'immagine spettacolare con una risoluzione che si Vediamo se può la ottenere recupero. soltanto con il VLTI, si può ottenere. Vediamo se la recupero, che noi l'abbiamo pubblicata mercoledì, giusto quando è uscito, quando è scaduto l'embargo. Se la recupero, la metto così facciamo vedere anche di che cosa stiamo parlando. E ricordiamo che tante di queste immagini che sono rese visibili a noi, in realtà non sarebbero visibili così nella realtà, perché sono osservate in delle bande ottiche che non sono, diciamo, percepibili dai nostri occhi, come ad esempio Esatto. le bande infrarosse. Guarda, ce l'ho qua.
Marco, se vuoi parlare, alza la mano perché io ti ho mutato perché si sentiva l'eco, quindi è solo per quello. Adesso appena... Ecco, magari ve la spiega Marco, ve la spiega questa immagine, ecco qua, in dettaglio, visto che è lui che fa questa scienza. Apriamo la parola a Marco. Scusa Marco, smutati, vai te. Così ti presenti. Sì, perfetto. Allora, intanto io sono Marco Berton, sono qui in realtà da molto meno tempo di Claudia, perché sono arrivato soltanto ad ottobre di quest'anno. Prima stavi nel lontano, nel grande nord, perché stavi, esatto, in Svezia. Esatto, dopo un pochi di anni a Padova, in realtà tanti anni a Padova, perché ho fatto lì triennale, specialistica, dottorato, primo postdoc, quindi sono passati un bel po' di anni lì, mi sono trasferito prima in Finlandia, presso il radiotelescopio di Metsähovi, che è un piccolo radiotelescopio che si trova appunto vicino a Helsinki, a circa 30 km dalla città, e che è di 14 metri di diametro, quindi piccolo per gli standard di radiotelescopi. Esatto. E io sono rimasto lì per 3 anni, per un postdoc, lavorando proprio per il Finnish Center for Astronomy with ESO, quindi il centro finlandese per l'astronomia con ESO, e alla fine sono passato dal centro finlandese per ESO a direttamente la parte centrale. Adesso sono un ESO Fellow, quindi lavoro qui come un altro postdoc, di fatto. È una posizione non ancora permanente, speriamo magari un giorno lo diventerà, chi lo sa. E non mi sto facendo nessuna pubblicità adesso, comunque non ci sono doppi fini. E scientificamente io lavoro proprio sugli AGN, quindi lavoro su buchi neri supermassicci che crescono nel centro di galassie, e M77, che io in realtà chiamo NGC-1068 per questioni storiche, perché il primo articolo su questo oggetto chiamata NGC-1068, e è la stessa galassia comunque, è proprio uno di questi esempi di AGN, è l'AGN più vicino, ed è un cosiddetto AGN di tipo 2. In realtà esistono due tipi di AGN, si chiamano tipo 1 e tipo 2, e in base al cosiddetto modello unificato, gli AGN di tipo 1 e di tipo 2 sono la stessa cosa, soltanto sono visti a inclinazioni differenti. Negli AGN di tipo 2 il nucleo, il buco nero, che accresce, non è visibile direttamente, mentre negli AGN di tipo 1 sì, è visibile direttamente. Questa immagine, che è stata presa con Matisse, è estremamente importante perché dimostra per la prima volta che effettivamente attorno al buco nero centrale di questa galassia c'è un materiale che sta oscurando il buco nero, e quindi conferma che il modello unificato è corretto. Il buco nero di questa AGN di tipo 2 è oscurato. Se noi potessimo invece guardarla da un'altra direzione, e in realtà questo potremmo anche farlo in luce polarizzata, vedremmo una AGN di tipo 1. Se ci spostassimo in un'altra galassia, per esempio, potremmo vedere una AGN di tipo 1. E questo appunto è il mio lavoro scientifico. Dal punto di vista invece, nello specifico io proprio lavoro sui modelli unificati degli AGN, e lavoro specialmente sui modelli unificati degli AGN giovani, quindi delle fasi evolutive, delle prime fasi evolutive degli AGN, quando i buchi neri sono ancora piccoli. E piccoli in termini relativi, perché milioni di masse solari. Milioni di volte la massa del Sole, comunque, parliamo. E invece, il mio lavoro qui ad ESO, il mio lavoro prevede che io faccia 80 notti osservative l'anno, e praticamente io mi occupo del telescopio numero 4, del telescopio UT4, e che, come vedremo, ci sono... Mostro un'immagine, giusto per... Eccola qua, così vediamo dall'alto. Aspetta un attimo che la condivido. Vediamo così, diamo un'idea di che cosa stiamo parlando, che è l'immagine che abbiamo di sfondo, sostanzialmente. Eccolo qua. Sì, esatto. Questa è l'immagine di sfondo e si può vedere, allora, la contro... Voi dove vi trovate adesso? Sinistra. Qui, sulla sinistra. Aspetta che la indico. Voi vi trovate... Vuoi che mi affaccio dalla finestra? Qua, no? Sì. Ecco, esattamente là. In questo momento. Sì. La nostra finestra, tra l'altro, dà sul lato esterno, quindi noi vediamo il paesaggio adesso qui di fronte. Quindi qua. Esatto.
E poi i telescopi sono UTI 1, 2, 3 e 4 in ordine di distanza dalla control room. E quindi dietro c'è questo. DST. Uno è questo, due, tre, Claudia, quattro. Intanto sta mostrando... Ecco qua, aspetta che metto... se riesco a mettere grande Claudia... No, non io. Allora, aspetta, ho fatto un pastrocchio. Allora, vediamo se riesco a mettere grande Claudia. Non riesco, però vabbè, insomma. Si vede... rimuovo questo così rimane, ecco si qua. Si vede, dai, si vede. Sì, si vede. Questo è il paesaggio che si vede dalla control room. Quello che vedete è proprio il deserto di Atacama. E... anche un po' l'oceano si vede qui, Sì, perché il Paranale è molto vicino. Il Paranale è molto vicino all'oceano e nella zona interna ovviamente perché si è sulle Ande, però si è sulle Ande, le prime Ande oceaniche, se così vogliamo dire, ecco. Sì. Rispetto ad altri osservatori tipo la SIA, che è un po' più a sud e che si trova decisamente più all'interno. Quindi, panorama che è desolante, però quando sei lì ti dà proprio quell'aria, quell'impressione di sconfinata, no? Di sconfinatezza, non so come dirlo in italiano, però... Sì. Guarda, io ho la stessa sensazione di calma... immenso, in qualche modo ce l'ho sempre avuta quando vado al mare. E quella stessa pace, quella stessa sensazione ce l'ho solo qui quando vengo nel deserto. È la stessa sensazione, hai questo spazio ampio, aperto, calmo, e è una sensazione molto bella. Dopo magari ci riaffacciamo dalla finestra, vabbè, speriamo che appunto regga la connessione sulla piattaforma. Dopo il nostro Marco proverà ad andare in questa zona qua. Così vediamo se riusciamo a vedere i telescopi direttamente dalla piattaforma e quindi anche eventualmente il paesaggio. L'altro giorno abbiamo fatto una prova, si vedeva, e si vedeva anche il mare e si vedeva anche la montagna del Cerro Amazonas dove stanno costruendo le LT, quindi si vedeva un po' tutto. Quindi speriamo di essere, ci proveremo. Di essere fortunati. Tentare non nuoce, insomma, la fortuna aiuta gli audaci, quindi vedremo. Però vabbè, se mostrate anche solo dalla finestra noi già siamo contenti. Quindi... No, proveremo appunto a fare un pochino di meglio, dai, tra un po'. Dai, proviamo, dopo proviamo. Quindi ecco, voi siete... C'era una domanda, guarda, faccio già una domanda, che visto che stavamo parlando di come si è arrivato all'ESO, no, Marco? La riprendo, che è di Gabriele Vertinelli, nostro amico della community Link to Universe, che chiede: per lavorare come resident ai telescopi ESO bisogna applicare con il curriculum come per le classiche posizioni di lavoro oppure ESO, oppure sono loro che cercano? Perché ad esempio per alcuni contratti dell'ESA sono determinate aziende che provano anche a cercare loro dei profili adeguati, quindi è una cosa un po' diversa, oppure come il classico postdoc che devi applicare tu e quindi semplicemente poi il profilo migliore insomma ottiene il posto. Come è esattamente così. Come siete finiti a lavorare così. E credo che sia la stessa identica cosa per staff o fellow, perché di fatto la differenza è molto poca. Ci si basa principalmente, è chiaro, sulla ricerca che uno ha fatto, quindi uno deve presentare un progetto di ricerca che sia valido, perché chiaramente questa è un'istituzione scientifica di ricerca anche, e quindi non solo di osservazione, di conseguenza uno deve avere un buon profilo di ricerca, deve chiaramente presentare il CV, come dappertutto alla fine, e se uno viene selezionato c'è un'intervista, viene una shortlist, viene fatta un'intervista, un colloquio di lavoro, che io nello specifico ho fatto in remoto dalla Finlandia, perché chiaramente eravamo tutti in lockdown e quindi non ci si poteva certo muovere, e con diverse domande, nel mio caso sono state tantissime. Beh, immagino che uno debba anche avere... Immagino che uno debba anche, perché voi ovviamente oltre a fare astronomy, cioè oltre a osservare proprio, usare i telescopi manualmente, avete anche un progetto vostro di ricerca che dovete parallelamente portare avanti. Quindi immagino, esatto, che per avere una posizione di questo tipo uno debba anche presentare un proprio progetto di ricerca da sviluppare con gli strumenti che vi mette a disposizione l'ESO.
Esattamente, come io anticipavo prima, e difatti io mi occupo appunto del modello evolutivo degli AGN, e di conseguenza quello ho presentato come progetto che è stato valutato positivamente, e su cui in realtà sto lavorando già da tanti anni, perché di fatto ho iniziato già con il dottorato di ricerca a lavorare su questo progetto, e dopo ho continuato, si è espanso, e mi è sfuggito di mano da talmente grosso che è diventato, c'è altra gente che ci lavora, ma è normale, insomma. Posso aggiungere qualcosa? Oltre ai posti da fellow o da staff, fra l'altro ci sono due posizioni di staff aperte proprio adesso, basta andare sul sito ESO, la scadenza è, mi pare, il 13 di marzo, esatto, basta andare sul sito ESO, c'è la parte dove c'è job vacancies, ci sono i vari posti offerti, ma oltre agli astronomi qui lavorano anche ingegneri, per esempio adesso mi pare che ci siano anche aperte delle posizioni da ingegnere, oppure di recente stavamo cercando qualcuno che lavorasse come proprio responsabile del telescopio, quindi ci sono possibilità anche per fare internship, per lavorare con il gruppo di outreach, ci sono veramente tante possibilità, soprattutto per gli italiani che fanno parte degli stati membri. Vi incoraggio veramente a dare un'occhiata e potete anche scriverci se volete. La cosa importante è il fatto che voi due siete italiani e state lavorando in questo momento in Cile, non siete gli unici. Sì. Abbiamo fatto anche la diretta per l'eclissi l'anno scorso con Eleonora, che lavora anche lei all'ESO, c'è Emanuela Pompei, c'è tanta gente che lavora lì ai telescopi. In questo momento sulla montagna italiana in realtà siamo quattro, siamo io e Marco che siamo astronomi e ci sono due ingegneri che sono Matteo Pozzobon e Vittorio, oddio non mi viene il cognome, adesso mi uccide, e Vittorio, il famosissimo Vittorio, che sono due ingegneri anche loro che stanno lavorando qui, uno nel gruppo dei meccanici e uno nel gruppo degli ottici. Sì, volevo aggiungere una cosa, che per usare questi telescopi, allora io ho usato uno degli strumenti, anzi alcuni degli strumenti che stanno all'interno di queste quattro cupole, Okai, X-Shooter principalmente. Okai è roba sua. Okai è roba sua, ce l'ho sotto. È una bella memoria. E diciamo che rispetto ad esempio a un osservatorio come la SIA, dove è molto più facile che chi ha dei progetti scientifici vada in loco a osservare, io ci sono andato quattro volte alla SIA, mentre il mio progetto di dottorato era proprio con gli strumenti del Very Large Telescope, e non ho mai messo piede io al Paranal, purtroppo. Quindi il lavoro me l'hanno fatto tutti astronomi come loro, in cui tu mandi i tuoi dati per osservare e gli astronomi che stanno fisicamente lì osservano quel determinato oggetto cosmico. Quindi voi che siete astronomi, che operate questi telescopi, è raro che osserviate delle cose solo per voi stessi. Tante volte sono cose che riguardano altri progetti anche, no? In cui magari non siete coinvolti in prima persona, ecco. Sì, nella maggior parte abbiamo, ogni astronomo può fare in giro per il mondo può fare domande, esatto, per osservare con questi strumenti, poi c'è un pannello scientifico che decide in grado, in base al merito scientifico, quali sono i progetti che vanno al telescopio. Quindi noi abbiamo una lista di osservazioni da fare durante la notte con investigatori principali, PI, come si dice in gergo tecnico, che sono da tutto il mondo. Qualche volta siamo noi, altre volte invece no. Ed è molto diverso qui rispetto, per esempio, ai telescopi americani, e questo ve lo dico anche per quelli che devono fare domande, se vogliono fare domande per lavorare qui. Quando tu vieni qui a lavorare a ESO, non hai un tempo apposta dedicato a un tuo progetto. Tu devi far domanda come tutte le altre persone per avere accesso ai telescopi. Quindi non abbiamo un accesso privilegiato. L'unico privilegio che abbiamo lavorando qui è che impariamo a conoscere meglio gli strumenti. Quello sì, è ovvio. Quindi fate proposte scientifiche molto più adatte agli strumenti che ci sono all'ESO, insomma. Però ci contatta anche la gente da fuori come esperti tecnici per aiutare con le osservazioni. È la parte più bella anche del nostro lavoro, perché ci aiuta a entrare a contatto con tanta gente. E ci sono un sacco di domande. Allora, noi tre siamo passati tutti e tre da Padova,
Claudia prima, io poi, Marco per ultimo, se non ricordo male. E quindi siamo tutti e tre, diciamo, ufficialmente astronomi di laurea. E poi abbiamo fatto tutti e tre il dottorato e poi abbiamo preso strade appunto un po' diverse. Io lavoro per telescopi nello spazio, voi lavorate per telescopi giganti qua da Terra. Quindi, però la filosofia dietro è più o meno la stessa, sia da un punto di vista di operatività che da un punto di vista di richiesta di dati scientifici, perché anche per telescopi spaziali c'è la medesima filosofia in cui uno sottomette delle proposte, a meno che non siano casi particolari come telescopi che fanno survey e quindi non hanno bisogno di proposte, ma poi eventualmente i dati dopo vanno valutati a seconda di chi li deve usare. Però la filosofia che c'è dietro è sempre più o meno la stessa. C'era tantissime domande, vediamo, raccolgo questa di Fabiana, che è studente proprio a Padova d'astronomia, quindi una delle nuove generazioni che stanno transitando da Padova, ti sono vicina. Una domanda, diciamo, questa un po' più generica, e chiedono com'è lavorare, com'è stare in Cile e come sono gli ambienti di lavoro in cui lavorate, ecco. Perché uno si immagina in genere un astronomo, una persona sola che sta lì tutta la notte e non parla con nessuno. Mi ricordo una delle ultime volte che ho osservato io era Capodanno, era il 31 dicembre, e ho visto più bottiglie di vino passare davanti che immagini di galassie al telescopio. Quindi questo qua. Qui non è autorizzato. Era un'occasione speciale. Sì, sì. No, qui no. Vuoi rispondere tu? Vado io? No, comincia tu. Ok. Seguo io. Ok. Allora, io adesso vivo qui in Cile, come ti ho detto, da agosto del 2017. Ho attraversato un paio d'anni molto difficili come tutti quanti, ma oltre alla pandemia abbiamo avuto qui anche un po' di disordini sociali. Però, a parte questo, io lo trovo veramente un posto molto bello, mi trovo veramente bene. La città dove noi viviamo, a Santiago viviamo, perché comunque l'ufficio dove lavoriamo è a Santiago, a Vitacura, e poi dopo, quando dobbiamo venire su al telescopio, prendiamo l'aereo, l'autobus, alla fine arriviamo. Quindi, in generale, devo dire che la vita lì è molto bella. Trovate da mangiare tutto, anche il cibo italiano, non vi preoccupate, potete venire. Non c'è mamma Ryanair perché i voli sono molto lunghi, però c'è Iberia, ci sono insomma altre compagnie che vi portano a casa, quindi si può tranquillamente tornare a casa. L'ambiente di lavoro di ESO, sentiremo Marco qual è stata la sua prima impressione, però io devo dire che la trovo veramente bello. Quando scriviamo queste domande, quando scriviamo le nostre richieste, no, per andare a lavorare da qualche parte, si parla, sì, io sono bravo a lavorare in gruppo. Ecco, lavorare a ESO porta il lavorare in gruppo completamente a un altro livello, perché voi dovete pensare che noi siamo qui dai 7 ai 15 giorni e siamo qui, viviamo qui in osservatorio, abbiamo la nostra stanza, mangiamo insieme, siamo insieme tutto il giorno, quindi bisogna veramente essere elastici mentalmente e saper reagire bene allo stress, quindi è veramente molto importante questo aspetto nel nostro lavoro, perché appunto viviamo in condizioni un po' al limite. Però l'ambiente è multi-acting, dico, si viene a contatto con gente veramente da tutto il mondo. Ed è veramente bello. Poi, vabbè, dopo 15 giorni qua, io quando torno non voglio vedere nessuno per un paio di giorni, però questo è un altro discorso. Tra l'altro, posso aggiungere che in realtà, sì, come dicevi tu, è un ottimo ambiente, onestamente, in cui lavorare. Le notti sono divertenti alla fine, perché non è che uno passa sempre tutta la giornata da solo lì, triste davanti a un computer, eccetera, perché in realtà nella control room ci sono un sacco di persone che stanno lavorando contemporaneamente, e quindi, ad esempio, non so, ieri sera probabilmente avremmo avuto 15-20 persone contemporaneamente, forse un po' meno magari, però insomma, dai, grosso modo. E quindi comunque ci si ritrova, si va a cena insieme, perché comunque bisogna mangiare anche verso l'una, due di notte, cioè viene un certo languorino. Gli astronomi mangiano tanto, sì, certamente.
siamo famosi per questo, effettivamente. E dopo ci si, appunto, si parla un pochino, si discute sia di lavoro, ma si discute anche in generale di altre cose, di vita comune, vita quotidiana, eccetera. E anche l'ambiente a vita cura è molto bello, anche gli uffici di vita cura, che io non avevo mai visto prima di trasferirmi qua, appunto, sono veramente un bellissimo posto, splendido giardino, abbiamo fatto degli ottimi, anche degli ottimi ritrovi con... esatto, barbecue, eccetera. Adesso credo che hanno messo una rete da pallavolo in giardino, quindi insomma, no, è davvero un ambiente molto, molto bello. E in Cile in generale, il Cile è un paese splendido, essendo gigantesco comunque, sì, perché è lunghissimo, ha degli ambienti completamente diversi, perché si passa dal deserto di Atacama, come quello che vedete qua nella foto, a Chiloé, per esempio, che è un'isola splendida con le chiese, spiagge, esatto, le chiese, o al sud, Torres del Paine, dove ci sono praticamente le tre cime di Lavaredo dell'emisfero sud, e beh, si assomigliano veramente tanto, vero, sì, sono uguali. Quindi si può fare trekking, si può fare kayak, ci sono i pinguini lungo tutta la costa, che peraltro, ecco, quello in effetti indica che l'acqua non è esattamente calda, l'acqua in cui... della spiaggia, è un po' freddina, bisogna dire, per fare il bagno, però comunque è proprio un bel posto. Io, nonostante mi sia trasferito da poco, oggettivamente sì, Santiago mi sono già trovato abbastanza bene, insomma. È una città comunque gigantesca, perché abbiamo 6 milioni di abitanti. Abbiamo tantissime domande, quindi mi è anche difficile scegliere, perché abbiamo tantissime cose da dire. Da chi ha curiosità, tipo svago, ce l'avete? Sì, non so se ci sia anche al VLT, ma alla SIA c'era la specie di garage dove tu potevi anche giocare a calcio. C'era qua, abbiamo la piscina. Anche. Lì c'è la piscina nel residence. La musica, la sala cinema e la palestra. Qui, insomma, con le dovute accortezze potete anche fare escursioni, dovete avvisare e tutto quanto, però in questa foto vedete quanto spazio c'è per fare. Anche se devo ammettere che... devo ammettere che il tempo per fare le escursioni non è proprio tantissimo, perché quando lavoriamo di notte, di giorno tipicamente siamo in coma, e quando lavoriamo di giorno non possiamo andare a fare le escursioni di notte. Esatto. Quindi c'è un attimo di difficoltà lì, però si può fare comunque. Quanti gradi ci sono in inverno? Ricordiamo che siamo in uno dei luoghi più secchi del mondo, però ogni tanto può anche nevicare. Abbiamo visto a volte delle foto con il Paranal innevato. Lascio la parola a Claudia, perché io l'inverno ancora non l'ho provato, quindi non vi so rispondere a questa domanda. Aspetta che Claudia è mutata. Claudia, devi disattivarlo, perché sennò non ti si sente. Ecco qua. Aspetta un attimo, sto a guardare cos'è che c'è, la temperatura che abbiamo adesso. Allora, adesso che stiamo andando verso l'autunno, abbiamo l'altro emisfero, quindi le stagioni sono invertite. Sì. Abbiamo 14 gradi, intorno ai 20 gradi di giorno, e poi scende intorno ai 7 di notte. D'inverno la temperatura scende anche qualche grado sotto lo zero. Però di giorno, quando c'è il sole, va direi sui 10-15 gradi. Io sono di Lecce, la provincia di Lecce, le Verano, come se fossi a casa mia. Mi manca solo il mio mare, che non è poco. Comunque esatto, l'estrazione è la cosa più importante. E poi, vabbè, se si alza il vento, ragazzi, bisogna mettersi le pietre in tasca. Però. Se ricordiamo che siamo a circa 2400 metri, no, di altitudine. Sono più o meno. 2635 in piattaforma. Sì. Quindi, insomma, siamo abbastanza alti, fa abbastanza freschetto, nonostante siamo non lontano dai tropici. Siamo oltre i tropici. Infatti, siamo più verso sud del tropico, sì. Siamo a sud del tropico qui. Il tropico passa vicino ad Antofagasta. Sì, passa vicino ad Antofagasta, è vero. Lo attraversi quando... Più a sud, sì. Lo attraversi quando vai a San Pedro de Atacama, praticamente. C'è, esatto, il cartello del tropico vicino ad Alma. Sì, quasi su Alma, praticamente. Quasi su Alma. Sia sul tropico, perché ricordo che ci sono stato due settimane fa. Quindi ricordo il cartello, che è molto vicino effettivamente alla sede di Alma. Sì, esattamente. 500 km a sud.
esatto. Allora, io direi che possiamo iniziare a vedere, ci sono davvero tante, tante, tante domande, quindi ragazzi scusate se c'è ad esempio chi chiede come funziona l'interferometria con il VLT, c'è chi chiede se ci sono, chi chiedeva eventuali diciamo relazioni con il James Webb, insomma tantissime domande. Intanto Marco, se tu vuoi andare, facciamo un po' vedere la sala di controllo, così vediamo come in realtà chi fa l'astronomo di professione non guarda da un oculare, ma utilizza tantissimi computer, perché per manovrare questi telescopi giganteschi è necessario, sono necessari tanti sistemi indipendenti l'uno dall'altro, proprio indipendenti più o meno, però in modo tale da poter... intanto aggiungo l'altro Marco e levo quello che si è appena tolto. Adesso eccomi, Marco... qui, mi sentite? Sì, perfettamente. Perfetto, ora non c'è neanche più l'eco che ci sovrapponiamo con Claudia. Esatto, quindi... allora ti metto, no, devi andare tu in primo piano. Ecco qua. Eccomi qui, allora vi faccio vedere direttamente dall'altro lato, un attimo, eccoci qua. Ora vedete, credo, la control room. Questa è la sala di controllo di quei quattro bussolotti che avete visto prima. Intanto vi mostro subito che noi ci stiamo già preparando e ci stiamo già portando avanti, e quindi qui abbiamo già designato dove andrà la postazione di ELT. Siamo già pronti. Telescope. Perché lo controllerà, esatto. Verrà controllato da questi stessi uffici, non faranno una sala di controllo apposta. Ed eccoci qui, allora questo lato sono i computer di controllo dei telescopi 1 e 2, UT1 e UT2. Questo è UT2 e qui potete vedere che ci sono appunto i vari strumenti, stanno facendo gli startup degli strumenti, questo per esempio è Visir. Qui c'è il nostro boss supremo. Qui ci sono altri appunto strumenti, qui Flames per esempio, qui c'è UVES nascosto dietro. E qui... Che cos'era ad esempio, Marco? Vedevamo un'immagine arancione. Queste sono immagini di calibrazione che vengono prese durante il giorno. In realtà servono proprio per calibrare appunto le immagini che poi verranno prese durante la notte con il telescopio. Claudia, se vuoi aggiungere due parole su questo... Tanto subito nel boss supremo. Esatto, io intanto mi sposto anche qui. Vedete UT1, nuovo, qui ci sono Keymos e Force, altri due notevoli strumenti. Qua gli strumenti sono, appunto, ogni telescopio praticamente ha minimo due strumenti, anche tre, in più può collegarsi con tutti gli altri quattro telescopi e osservare contemporaneamente in modalità interferometrica. Ora, qui abbiamo Claudia che sta lavorando. Ora vi mostro, prima di andare un attimo nel dettaglio, vi mostro nel dettaglio quando sono sulla mia postazione, che è quella di UT4, che chiaramente è quella che conosco meglio. Ti va qui ci sono scatti UT3, il video, Marco. Quindi c'hai, come? Che ti va leggermente a scatti il video. Però ok, qua c'è sempre UT3, stanno comunque facendo le calibrazioni in questo momento, quindi non c'è granché da vedere. E... ora mi avvicino, questa è appunto la postazione di controllo di UT4. Qui è proprio dove si controlla il telescopio. Vedete, per esempio, qui indica la direzione del vento e indica dove sta puntando il telescopio. Qui il telescopio è in verticale in questo momento. Qui ci sono le coordinate. In questo momento è attivo il fuoco QD, il che significa che il telescopio è collegato in interferometria con gli altri quattro, perché questa settimana... stiamo facendo interferometria, qui ci sono tutti altri controlli, qua vedete che cosa stavano facendo ancora ieri sera, qui c'è una stella di guida che sostanzialmente serve a mantenere il telescopio in posizione e qui vedete i pistoni sotto i controlli dell'ottica attiva sotto lo specchio primario, perché lo specchio primario pesa 20 tonnellate e quindi quando si muove si può deformare. E quei controlli lì servono a mantenerlo della stessa forma iperbolica che ha normalmente.
qui ci sono altri controlli, Muse, che è uno degli strumenti più richiesti, e Paranal, qui c'è Okai, che hai usato anche tu e che conosci, sì. Quindi... Non pensavo nemmeno che fosse più attivo quello strumento, perché era, io l'ho usato nel 2012, quindi figurati. È ancora attivo e lo sarà ancora per altri 5 anni o giù di lì. Caro vecchio Kai, ma poi produceva immagini spettacolari. Quindi... E qui potete vedere come facciamo effettivamente le osservazioni, perché noi qui abbiamo un elenco, questa era di stanotte, di praticamente tutti i programmi che erano eseguibili nel momento in cui io appunto ho iniziato, stavo osservando. Questo era tutto l'elenco di programmi osservabili in quell'istante, vedete le coordinate, ieri con la Luna non si poteva fare tantissimo, quindi c'erano principalmente appunto programmi Okai, perché Okai osserva in infrarosso, sì. E la Luna non dà fastidio in infrarosso, mentre Muse, che è l'altro strumento su questo telescopio e che osserva nel visibile, ha più problemi con la Luna e di conseguenza c'erano solo un numero limitato di programmi. Noi da qui possiamo decidere di quale programma eseguire, in base ovviamente alle condizioni, al ranking del programma, eccetera, e possiamo inviarlo al telescopio e agli strumenti. Questo è effettivamente quello che possiamo fare durante la notte e oltre a questo noi facciamo anche come si può dire, una valutazione preliminare della qualità dei dati, che facciamo immediatamente dopo che le osservazioni sono state fatte, sono state terminate, e praticamente serve a verificare che effettivamente quello che abbiamo osservato sia della qualità giusta e della qualità che è stata richiesta da chi ha sottomesso il proposal, che quindi appunto i dati siano effettivamente poi utilizzabili da chi li ha richiesti. Allora, abbiamo a proposito tante domande. C'è chi chiede, Gabriele chiede, se un telescopio può lavorare con più strumenti contemporaneamente splittando la luce, e quindi magari aumentando il tempo di posa facendo più pose. Questa è una delle prime domande che chiedono, non so chi vuole rispondere tra i due. Beh, io ti dico no, che io sappia non mi risulta che si possa fare, semplicemente perché i telescopi sono posizionati in fuochi, gli strumenti sono posizionati in fuochi diversi dai telescopi. Normalmente quando ci sono tre strumenti montati sullo stesso telescopio ci sono un cosiddetto fuoco Cassegrain, che è praticamente sotto al telescopio, direttamente sotto allo specchio primario, e i due cosiddetti fuochi Nasmyth, che sono ai lati del telescopio, e la luce viene redirezionata da uno specchio terziario, che è posizionato proprio al centro dello specchio primario, che ruota, e a seconda di dove gira si manda la luce o da una parte o dall'altra, quindi non si possono usare contemporaneamente due strumenti. C'è una durata prevista per i singoli strumenti? C'hanno un tempo medio di vita? Oppure quando si rompono semplicemente non vengono più usati? Questo magari può rispondere Claudia? Io non so, io Claudia la vedo ferma, non so se si sia... Anch'io la vedo un po' ferma, sì. Comunque in realtà non è che abbiano di per sé una vita predefinita, non hanno una durata predefinita, però comunque noi cerchiamo sempre di mantenere l'intero osservatorio allo stato dell'arte, quindi il più avanzato possibile, per cui ci sono costantemente degli strumenti che vengono sviluppati di volta in volta. E ad esempio, come dicevi tu, non ti aspettavi che Okai fosse ancora operativo, lo no, sarà, ma ancora per pochi anni, perché dopo Okai al suo posto verrà montato Mavis. E proprio in questo momento, in questi giorni, stanno facendo il commissioning su uno strumento nuovo che è stato montato proprio su T4, che si chiama Eris, che sarà uno spettrografo integral field e un imager in infrarosso e anche nel medio infrarosso. E in generale a notte, dipende dal progetto in questo caso in realtà, quanti oggetti osservate a sera? Dipende tantissimo dal telescopio quello, perché ci sono delle richieste di tempo che sono molto brevi, per esempio ci possono essere delle osservazioni che durano 5-10 minuti, molto corte, ma ci possono anche essere degli OB più lunghi, fino a un'ora o anche di più. Soprattutto se sono spesso. In casi... E di conseguenza sì, è chiaro che dipende molto dalla scienza che si vuole fare con i vari telescopi. Nel caso appunto del telescopio che uso io, quindi UT4, quasi sempre sia Okai che Muse hanno delle osservazioni tra mezz'ora e un'ora di durata. Sì, ricordo appunto che a volte avevo degli spettri che duravano anche quasi 3 ore.
erano oggetti estremamente deboli e che avevano bisogno di un tempo di integrazione enorme. E quindi in quel tempo non è che uno non fa stare lì a far niente, insomma, ci sono i dati già raccolti da analizzare e queste cose qua. E ci sono anche dei lavori da fare per continuare a sviluppare gli strumenti, per esempio, perché ognuno di noi lavora normalmente su uno o più strumenti. Io, ad esempio, lavoro su Muse e Claudia sul VLTI, quindi... A proposito, sì, dopo volevo aggiungere... Vai, 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 Claudia. No, volevo aggiungere che invece da noi le osservazioni rispetto ai singoli UT sono molto più brevi, perché noi siamo limitati da quello che si chiama il tempo di coerenza. Quindi abbiamo bisogno che i fotoni che arrivano dagli oggetti, dalle stelle, quando, dalle stelle, dalle galassie, quello che è, quando attraversano l'atmosfera, non possono essere semplicemente collezionati come si fa nella spettroscopia, per esempio. Bisogna fare una selezione di tutti i fotoni che hanno attraversato lo stesso strato dell'atmosfera per poter ottenere... Intanto mi muovo alla stazione VLTI dove stanno tempo, comunque lavorando. Ecco. Questa è la mia seconda casa. E qui vedete molti più monitor rispetto a quelli che si vedono in genere su un singolo UT, perché noi operiamo i quattro telescopi nello stesso tempo. Quindi abbiamo 8 monitor soltanto per i telescopi e poi c'è il VLTI, che quindi si vede, nella tua foto si vede, c'è quella specie di cubo bianco al centro fra i quattro telescopi, che è il complesso. Questo. Sotto lì c'è il laboratorio, sì, sotto lì c'è il laboratorio del VLTI. Una settimana al mese, durante le notti di luna piena, come questa settimana, usiamo i quattro telescopi UT che ci danno un diametro virtuale di un telescopio di 140 metri. E invece durante il resto del mese il VLTI viene usato con i quattro telescopi piccoli, che somigliano un po' a Pac-Man, che si muovono su quelle... Qua? Sì. Che sembrano quelli, esatto, di RD, come si chiama, il robottino di Star Wars, quello che è. R2-D2. Sono queste quattro cupolette. R2-D2. Quello lì, Poi, se volete provo ad andare intanto verso fuori. Sì, dai, così vediamo se riusciamo, mentre Claudia ci spiega come funziona, visto che ce l'hanno chiesto in tanti, l'interferometria, che si tratta semplicemente di unire i diametri, no, in qualche modo, di tutti i telescopi presenti. Sì, noi possiamo combinare la luce di quattro telescopi di UT, come vi dicevo prima, con una massima distanza fra i telescopi 130-140 metri. Significa che è come se stessimo osservando con un telescopio che ha un diametro uguale alla distanza fra i telescopi, quindi un telescopio di 140 metri. Soltanto che invece di ottenere l'immagine, quello che otteniamo è l'informazione su... Immaginate la distanza fra due di quei telescopi, proiettatela sul vostro oggetto in cielo, abbiamo l'informazione su quel taglio lì. Poi facciamo un'altra osservazione dopo. Ti è andata via un secondo la connessione? Ok, adesso è tornata, mi sa. Parla pure Claudia. No, mi sa che l'abbiamo persa forse. Sì, si vede a tratti, però non si sente. Infatti. Comunque io nel frattempo che torni. Sto uscendo. Qui ci sono, vedete che qui c'è un tunnel. Questi sono tunnel che corrono sotto la montagna e che vengono utilizzati quando, per esempio, fuori c'è troppo vento e quindi dobbiamo spostarci da un telescopio all'altro, e lo possiamo fare da questi tunnel. Non posso entrarci dentro perché la connessione internet va via. Ora proverò ad uscire. C'è vento, infatti mi sono messo la giacca perché non era caldo quando sono uscito prima. Potremmo perdere la connessione, ma se la perdiamo cercherò di recuperare il più presto possibile. Tanto, ok. Vediamo. Allora, qui intanto vedete... Da lì, esatto. Per ora ti si vede, esatto. Se si sente bene. Questa è la control room dall'esterno. Così ci fai vedere magari il paesaggio. E ecco qua. Ecco qua. Il deserto.
qui appunto è il tetto della control room. Provo un attimo ad allontanarmi. Tanto mostraci, da qua si vede già il telescopio con uno di quelli piccolini. Ecco qua. Questo è uno. E questo è uno dei telescopi ausiliari di cui parlava Claudia. È un telescopio dentro da 1,08 metri di diametro. Spero mi sentiate perché comincia a essere un po' di vento. Ti si sente. E appunto invece qui ci sono gli UT. Uno. Speriamo che regga la connessione perché con il vento fuori mi sa che è saltato Marco. L'altro giorno funzionava perfettamente. A me mi sentite adesso? Piattaforme... Sì, adesso ti sento te. Perfettamente. Marco purtroppo è saltato, ma era previsto che potesse capitare. L'altro giorno mi ha fatto vedere fino in centro proprio la piattaforma e la connessione ha tenuto. Stavolta purtroppo ha fatto lo sveglio. Vediamo, appena torna lo recuperiamo. Sì, intanto posso continuare a spiegarvi io quello che stavo dicendo, dov'è che eravamo arrivati prima che mi morisse il telefono. stavi parlando di come funzionava l'interferometro. Come funzionava l'interferometro, sì. Che praticamente sì, non ottieni l'immagine, non osservi l'immagine direttamente, osservi un'informazione tipo di un taglio di una sezione del tuo oggetto. Poi durante la notte, con il cielo che ruota, continuiamo a osservarlo e otteniamo informazioni in un'altra direzione, finché non recuperiamo l'intera forma dell'oggetto. E poi immaginate le stelle, dipende che tipo di stelle sono, si possono osservare vari strati, e le galassie, si possono osservare le nubi, come abbiamo visto. E durante il resto... Ah, ecco Marco, gli lascio la parola perché questa è la parte. Sono riuscito, perché purtroppo abbiamo un buco tra due aree coperte dalla rete, di conseguenza quando lo attraversiamo il risultato è che cade la linea sistematicamente. Eccoci qua, qui siamo vede, al centro della piattaforma, ora sono un po' coperto dal vento, sì, da UT1 qui, e infatti provo, vi faccio vedere la porta solo per darvi un'idea della scala dell'edificio, perché così non rende. Tanto è anche meraviglioso vedere il cielo di giorno, quanto è azzurro e pulito, rispetto ai nostri. Sì. No, mi sa che Marco... Marco, devi tornare indietro. Posso dirvi nel frattempo che guardate quanto è grosso sto telescopio. Se facciamo il confronto con l'ELT... quindi il telescopio che stiamo costruendo, che è grande quanto uno stadio di calcio, quel telescopio lì sarà le dimensioni di uno strumento. Quindi è una cosa mastodontica. In rete si possono... Ecco, è tornato Marco. In rete potete trovare delle immagini dell'ELT confrontato con il Colosseo, per esempio. Così avete un po' l'idea dell'immagine, di quanto è grande. Tra l'altro, Claudia chiedevano se con l'ELT sarà possibile effettuare interferometria oppure no, considerando che... uno specchio unico, quindi c'è una delle possibilità è inserire una maschera, si chiama, e si usa con dei buchi, si potrà andare sotto quello che è il limite dell'ottica adattiva e osservare stelle molto brillanti, però per esempio Betelgeuse. Vi finisco di dire dopo, sentiamo Marco. Sentiamo se... Se mi vedete... Vediamo... un momento, se vedete telescopio. L'edificio qui di fronte, sullo sfondo c'è Serra Armazones, proprio sotto quelle nuvolette all'orizzonte. Dove nascerà appunto l'Extremely Large Telescope. Non sono riuscito a vederlo. No, purtroppo l'immagine è un po' sgranata, sì. Vediamo uno dei telescopi ausiliari. Ah, caspita, peccato. Però non riusciamo. Quello più dietro è UT4 e poi ci sono qui UT3 e UT2. È lì dietro, semplicemente proprio su quella catena di Ande che c'è qui, c'è Serra Armazones.
No, si vede un po' sgranato, quindi non si riesce a distinguere. Si vede un po' il bianco delle nuvole sullo sfondo, purtroppo. L'altro giorno ero riuscito a vederlo bene quando abbiamo fatto la prova. Si vedeva proprio la piattaforma, si distingueva qualche struttura delle fondamenta, quindi peccato. Sì, infatti, però c'era meno vento quando abbiamo fatto la prova. Secondo me è il vento che sta facendo muovere le antenne del wifi, quindi secondo me è quello il problema. Perché l'altro giorno si vedeva discretamente bene, si vedevano anche proprio bene al centro della piattaforma. Comunque, già così è spettacolare perché si vede il cielo quanto azzurro. Gabriele, ci servirebbe Starlink, sì. Anche se qua siamo all'ESO, che è diciamo, un po' uno dei posti un po' più critici da quel punto di vista. tu sei adesso sotto UT1? Sì? Sì. Me lo conferma Claudia. Ok, quindi sotto una delle prime cupole. Ok, sì, vi sento male adesso. Magari Marco, torna dove c'era all'inizio della scala, che si vedeva un po' del paesaggio, si vedeva qualcosa, sì. Si vedeva oltre uno l'ausiliario e uno degli UT, almeno vediamo un po' l'esterno, anche se da lontano, insomma. E tra l'altro la presenza delle nubi che si vedevano in fondo fa capire anche il perché è situato sulle montagne così, oltre al fatto che ti elimini 2 chilometri di atmosfera, oltre al fatto che vabbè, sei in un posto senza inquinamento luminoso, senza inquinamento atmosferico, ma l'altra cosa importante è che generalmente l'altitudine del VLT sta al di sopra dello strato di inversione, quindi tante volte voi guardate verso il mare e vedete il mare di nubi sotto, proprio perché le nubi si formano ad un'altitudine inferiore a quella in cui vi trovate voi. Sì, e in genere quando è così vuol dire che il resto della notte sarà buono. Sì, perché l'umidità sta in basso e esatto, non si formano nubi in alto. Volevo aggiungere riguardo a fare interferometria con il telescopio, con l'ILT, che anche se sarà possibile sicuramente si faranno delle osservazioni fantastiche, ricordatevi sempre che comunque il diametro del telescopio sarà 40 metri, mentre invece con l'interferometria vera che abbiamo qui arriviamo a 150 e adesso stiamo lavorando sul 200 metri, quindi è tutta un'altra cosa comunque. Decisamente, sì. Ricordiamo che la dimensione degli specchi primari dei telescopi che avete qua è di circa 8 metri. Tanto vedo un altro Marco che si è collegato, però non lo vedo, quindi appena riesco a sentirlo o vederlo lo rimetto in collegamento. Per il momento abbiamo l'immagine sua che si è interrotta. Appena ritorna la sua connessione lo mostriamo in diretta. Per il momento non lo vedo. Lo vedo in regia, ma non lo vedete voi. Quindi è rimasto un attimino scollegato. Vediamo se... Purtroppo, eccolo qua. Scusatemi, sì, ma purtroppo tornato. Non riesco a entrare perché non riprendeva più la connessione. Non riesce nemmeno ad andare su quella scala dove si vedeva qualcosa, a rimanere solo sulla scala? Sono stato lì finora, scusa, sono stato lì fino adesso e non si riesce più. Posso provare un attimo di nuovo a vedere se magari adesso che la ripresa regge per un po'. Adesso ti si vede perfettamente, aspetta che ti metto a te in primo piano così non si vede il mio faccione. Per ora va perfettamente. Guarda, c'è da qua, io mi accontenterei. Ecco, perfetto. Vediamo se dura la connessione stavolta. No, spero si veda. Ti si sente? È rimasta bloccata un attimino l'immagine. Però ti si sente? Ecco qua, sì, sei tornato. Si vedono alcune delle antenne del meteo, delle stazioni meteo. Ecco qua, perfetto. Ecco. Marco, si vede anche la tua ombra. Allora, quello che vedete a sinistra è l'UT1, quello di cui abbiamo parlato prima, e quello che vedete proprio davanti, proprio perfettamente di fronte alla passerella, è uno dei piccoli telescopi ausiliari. Quindi, ricordiamo tra l'altro, ricordiamo tra l'altro che tu hai parlato dell'LT che è circa 40 metri, e qual è la dimensione massima dei telescopi che avete qua? Non mi ricordo se l'abbiamo detto prima, mi sa di 8 metri e 20 è il diametro degli UT. Quindi ciascuno dei quattro telescopi ha uno specchio primario del diametro di 8 metri e 20. 8 metri e 20. Invece quelli piccoli hanno 1,80 metri.
E Gabriele chiede, c'è una qualche ragione per cui la disposizione dei telescopi è a L e non per esempio in riga? O è semplicemente perché segue la forma della montagna, quindi banalmente? C'è un motivo e credo dipenda dall'interferometro, perché se li metti tutti dritti, l'inizio del disegno erano tutti dritti, ma se li metti tutti dritti hai un limite del campo che puoi osservare e hai anche alcuni dei punti si ripetono, alcune okay. delle, quindi sono stati messi, questo è uno dei motivi per gli UT. Gli AT si muovono. C'è chi la mattina porta a spasso il cane e chi invece i nostri ingegneri portano a spasso i telescopi. Se non c'è il video te lo devo mandare, dove gli atti si muovono. Avevo, se, sì, sarebbe carino. Dov'è che si muovono su questa immagine? Su quelle corsie che vediamo? Sì, sì, se tu vedi ci sono le... Quindi ad esempio qua? Sì, si muove lungo quelle varie corsie e ci sono, tu vedi i dischi? In ogni corsia ci sono una serie di dischi che sono le posizioni in cui il telescopio si ferma, esatto, sì. Il telescopio si ferma lì e, con la scacchiera. Sì, tolgono quella specie di copertura e sotto il telescopio, allora ti dico, il telescopio quando bisogna spostarlo carica su una specie di zainetto con tutte le sue ottiche, si muove lungo quella corsia, si ferma in quell'altro spazio dove si toglie la copertura e cala giù questo zainetto con tutta l'ottica e poi dopo si fa l'allineamento e la luce che arriva dai quattro telescopi viene combinata insieme nel laboratorio del VLTI che è sotto quell'edificio che c'è lì al centro. E così poi dopo la osserviamo qui. Osserviamo allora, non l'immagine, ma quella che si chiama l'interferenza. Io vedo che Marco mi ha caricato un altro video. Sì, scusate, ma purtroppo la connessione è quel che è. Abbiamo avuto poca fortuna oggi con la connessione esatto. fuori. E spero si sia visto qualcosa. Sì, ti ho caricato un video, guarda, se vuoi farlo vedere, in cui appunto si vede il movimento di uno dei quattro telescopi. Ecco questo qua. È un T4, appunto, e si vede dal fatto che ha i quattro laser, perché... UT4 è l'unico telescopio che ha quattro laser che vengono utilizzati per creare delle stelle artificiali nell'alta atmosfera e poi correggere per la turbolenza atmosferica misurando le variazioni di queste stelle artificiali. E qui potete vedere lo specchio primario, che è quello grande, che si vede sullo sfondo. Tra un po' comparirà lo specchio secondario e in mezzo c'è lo specchio terziario che manda il fuoco e la luce agli strumenti o a NASMIC A o NASMIC B, quindi così si possono utilizzare diversi strumenti sullo stesso telescopio. Ecco qui, ecco questo qui è in alto, è lo specchio secondario. Qua in che UT siamo, scusami? 4, questo è il 4 perché è quello con i laser. I laser sono questi grossi affari neri che si vedono sopra e anche sotto. Che adesso stavano proprio puntando contro di me. Allora, io intanto... Vai, intanto voglio far vedere una roba, visto che Claudia l'aveva chiesto. Cioè, dovrei avere il movimento proprio dei telescopi ausiliari. Vediamo se... Allora... Qua si vede come si muovono, no? Sì, e vedi che davanti c'è quella specie di cosa rotonda con tanti quadratini, quello è lo zainetto che chiamiamo, con tutte le ottiche del telescopio. Che cala giù, praticamente. Che poi dopo, quando arriva nella stazione, viene calato giù. E infatti, siccome in questi giorni stiamo proprio utilizzando VLTI in modalità UT, quindi stiamo usando tutti e quattro gli UT insieme, se vuoi far vedere il secondo video, quello di mezzo, Questo. Esattamente, qui si vede l'altra sera le cupole che si stanno muovendo tutte in contemporanea, proprio per andare a puntare tutte allo stesso oggetto. Perché i quattro telescopi devono andare, perché ero esattamente sotto a UT1 che è qua sul lato. Sul lato sinistro e quindi si vedono le cupole girare
nella stessa direzione. Date le dimensioni, il rumore che fanno è veramente insignificante, devo dire. Si muovono in una maniera veramente, come si dice, smooth in italiano? Mi viene smooth. Però, dolce? No, dolce, sì, è veramente una cosa fantastica. E poi c'è da dire che adesso stiamo entrando nella stagione in cui si vede il centro galattico, quindi a breve si comincerà a osservare di nuovo il centro della nostra galassia, che grazie allo strumento Gravity, che è uno degli strumenti del VLTI, è uno degli strumenti che ha portato a delle osservazioni che hanno dato il premio Nobel del 2020. Già. Infatti, guarda, se vuoi posso condividere lo schermo solo per far vedere velocemente qualche foto fatta letteralmente con il cellulare. Assolutamente. Intanto mentre Marco lo recupera, faccio una domanda di Moise che chiede qual è il vantaggio di uno specchio unico da 40 metri rispetto alla possibilità di fare interferometria e quindi potendo raggiungere diametri maggiori. Si vedono i dettagli più piccoli con i 140 metri o 150, soltanto che siamo limitati nella brillantezza degli oggetti che possiamo osservare. Possiamo osservare solo oggetti brillanti, perché bisogna veramente collezionare tantissimi fotoni. Invece con il telescopio di 40 metri abbiamo una sensitività maggiore, però la risoluzione angolare, quindi il tipo di oggetti che si possono, cioè i dettagli che si possono vedere sono di meno. Tanto qua vedete questa foto condivisa da Marco, dove si vedono proprio i... Un momento, esatto. Ora provo a fare un'altra cosa. Ecco qua, questa è meglio così, dovrebbe essere meglio. Adesso forse sto solamente condividendo la finestra. Sì, adesso si vede esattamente. Questi sono i quattro laser, si vedono effettivamente così durante la notte. Cioè, letteralmente si vedono d'occhio nudo, non è che uno magari può pensare a un laser, vedo soltanto dove va a finire. No, questi sono talmente potenti che si vede tutto il raggio dall'inizio alla fine, da dove viene generato dentro la cupola del telescopio fino all'altezza di 90 km dall'atmosfera, dove appunto si formano queste stelle artificiali che vengono utilizzate. E vediamo. Spieghiamo un po' cosa servono, perché vengono create delle stelle artificiali in cielo. Sì, allora aspettate un secondo che condivido un altro video e vi mostro. Queste stelle artificiali sostanzialmente servono a correggere gli effetti della turbolenza dell'atmosfera, perché chiaramente anche se siamo in alta quota, sopra la nostra testa c'è un quantitativo non indifferente di atmosfera, che comunque disturba le osservazioni, perché a causa del vento, a causa della differenza di temperatura, questa atmosfera si muove e crea appunto turbolenza. E quindi le stelle non sono perfettamente dei punti, ma sono un pochino sbrodolate, così come si può dire. E questo sistema con i laser serve appunto proprio per correggere l'effetto della turbolenza dell'atmosfera, perché noi misurando come variano le stelle laser, facciamo deformare uno degli specchi del telescopio, nello specifico lo specchio secondario, e in questo modo correggiamo per la turbolenza atmosferica. E se mostri il terzo video, quello che ho caricato, si vede appunto come si muove lo specchio secondario. Ecco qui, questo è semplicemente un video ripreso dal controllo dello specchio, si vede che lo specchio è diviso in questi esagonetti, che sono 1100 circa attuatori, sono dietro lo specchio, e in base al colore bianco o nero è una differenza di forza che viene applicata sullo specchio, quindi lo specchio si modifica in questo modo. E qui vedete anche in alto a sinistra si vedono i laser, appunto, quello che vede proprio le stelle artificiali che vengono viste dal telescopio. Pensate che nel giro dei prossimi 4 anni questo tipo di sistema sarà montato su tutti gli UT, e questo fa parte del progetto Gravity Plus, che è la seconda generazione di Gravity dell'interferometro,
e oltre a questi laser poi ci saranno i laser degli ERT, quindi sarà una gran bella discoteca qui sopra. Sì, perché anche l'LT userà la stessa te, a maggior ragione, visto che è uno specchio singolo, anche se adesso non mi ricordo quanti segmenti dovrebbe avere questo onestamente non me lo ricordo. Però sarà una tecnica applicata anche l'LT. Sì. E gli italiani che porterà anche questi laser. Tra l'altro chiedono, dov'è che l'ho visto? Aspetta, quando sarà pronto l'LT? Teoricamente nel 2027, in teoria dovrebbe esserci la prima luce. L'ultima volta che ho controllato era 2027. La pandemia chiaramente ha fatto un po' ritardare le cose, perché è inevitabile. Ma 2027 include i ritardi, credo. Tra l'altro, a proposito di pandemia, mi ricordo quando parlavo qualche mese fa con Claudia per sapere quando appunto c'era possibilità di fare la diretta, stavamo parlando anche di degli eventuali problemi che avete avuto voi lì al Paranal legati alla pandemia, che è stato proprio chiuso anche l'osservatorio, no? per un periodo, quindi cioè, non si facevano materialmente osservazioni. No, abbiamo avuto dei mesi in cui era praticamente tutta la strumentazione era in pausa, e avevamo solo un team di sicurezza che veniva a controllare, erano più o meno 10 persone, e poi dopo pian piano a settembre del 2020, penso che abbiamo chiuso verso aprile del 2020, e abbiamo cominciato a riaprire a settembre. Piano piano, con UT1, poi UT2, e il VLTI è stato uno degli ultimi strumenti a entrare in operazione a novembre 2020. Allora, chiedono, i laser non disturbano l'acquisizione delle immagini? Visto che in realtà dipende, perché effettivamente abbiamo quelle che si chiamano delle laser collision, per cui effettivamente cerchiamo di evitare di puntare i laser dove sta osservando un altro telescopio, proprio perché altrimenti potremmo disturbare le osservazioni. Comunque i laser emettono una lunghezza d'onda molto precisa, che appunto è 590 nanometri più o meno, che è la lunghezza d'onda del sodio, e per quello sono gialli. E appunto quindi potrebbero disturbare le osservazioni praticamente solo in quella lunghezza d'onda, di fatto. Muse, che è lo strumento appunto che viene utilizzato su UT4, in alcune modalità con i laser non prende dati a quella lunghezza d'onda, per esempio. C'è proprio un buco nell'efficienza dello strumento. Se abbiamo passato l'ora, quindi andiamo su domande un po' più leggere. E poi ci avviamo alla conclusione, anche perché voi a che ora iniziate ufficialmente a lavorare stasera? Oggi cosa dovreste fare? Stasera cosa dovete fare? Diteci un po' quello che vi aspetta stasera, perché ormai dovrebbe essere tempo quasi di iniziare a prendere i primi dati di calibrazione, no? Non so che ora tramonti il sole lì adesso. Allora, io sto lavorando di giorno, quindi continuerò a lavorare fino al tramonto, che è alle 8:30 di sera, quindi fa un paio d'ore. E sto lavorando sto facendo delle valutazioni della salute dello strumento in qualche modo, quindi sto controllando che sia tutto a posto, perché abbiamo appena avuto un intervento, lo so che sto parlando come un medico, continuo a dire parole mediche, però effettivamente è stato un intervento a cuore aperto di Matisse, dove abbiamo dovuto cambiare dei motori che fanno muovere la parte spettroscopica, e quindi durante il giorno sto analizzando i dati presi di notte per controllare che adesso che hanno richiuso tutto è tutto a posto. E invece tu devi andare a cenare. Io devo andare, innanzitutto devo andare giù fino all'hotel, quindi bisogna prendere la macchina e scendere, perché ci vogliono circa 5 minuti in macchina per arrivare all'hotel, e cenerò, tornerò quassù per il tramonto. Di solito arrivo qua tra le 8 e in questo periodo tra le 8 e le 8 e un quarto, diciamo, e dopodiché cominceremo, si prendono normalmente le calibrazioni se c'è bisogno alla sera,
e dopo, quando è passato il crepuscolo, si comincia effettivamente ad osservare. Nello specifico oggi, siccome le osservazioni sono fatte in modalità VLTI, il mio ruolo è molto limitato, perché io prendo il controllo del telescopio solo se succede qualcosa al VLTI, e quindi VLTI non può osservare. Quindi, se tutto va bene, io stanotte posso lavorare su altre quindi cose. Quindi la salute del telescopio di Claudia è nelle tue mani stanotte, sostanzialmente. Non nelle mie, ma io sono che spero che vada tutto bene, così posso fare anche qualcos'altro oltre a stare dietro al telescopio. E tra l'altro chiedevano una domanda che in realtà ci hanno chiesto più di una volta: come vengono puliti gli specchi? Se vengono puliti. Sai che hanno fatto oggi, proprio oggi sono andati a lavare il telescopio dell'UT1 con la spugnetta. No, non lo so, io ho visto soltanto uno dei telescopi survey che proprio con la spugnetta lì stavano lavando. Olio di gomito, semplicemente. Sì, esatto. Tra l'altro, la prossima volta vedremo anche magari la residenza dove state, così... Ah, se volete, sì. Vedete, facciamo una live dalla piscina. Così si può vedere che c'è... Beh, si vede anche... Mi ricordo che me l'aveva fatto vedere Claudia, il paesaggio che si vede fuori è molto bello, insomma. Quindi la residenza è l'hotel dove dormono gli astronomi e le persone che lavorano al VLT, e che sta a qualche chilometro un po' più in basso, rispetto a dove si trovano i telescopi, quindi bisogna necessariamente prendere la macchina e spostarsi. Se invece alla SIA, l'hotel, insomma le stanze dove dormono gli astronomi sono ubicate nello stesso osservatorio, quindi uno si sposta a piedi molto, molto banalmente, insomma. Sì, sì, anche alla SIA c'è una salita da poco. Sì, a piedi sono 40 minuti, 45 minuti. Abbiamo quel sentiero, sì, abbiamo il sentiero che si chiama Star Trek. Beh, giustamente, quindi letteralmente strada verso le stelle. Ci chiedono una diretta notturna. Diventa per vedere il cielo di notte. Guarda, no, è improponibile per questioni proprio tecniche, nel senso che ho provato a fare qualcosa col cellulare dalla piattaforma durante la notte, ma non si vede assolutamente niente, nemmeno quando c'è la luna piena. Al massimo si vede un po' di luna, ma si vede letteralmente una palla e nient'altro. No, nemmeno le ombre dei telescopi di sfondo. È proprio nero. Dovete venire a trovarci. Assolutamente, il cielo dell'esercito di Atacama è incredibile. Vediamo se c'è qualche altra domanda, poi possiamo iniziare a chiudere, così vi lasciamo lavorare. Allora, chiedono se i laser possono creare problemi agli aerei. Anche questa è una domanda che ci hanno fatto più di una volta, quando abbiamo mostrato foto proprio dei laser guida. Sì, la risposta è sì, possono creare problemi agli aerei, ma abbiamo un sensore che rileva la presenza di aerei, scatta l'allarme e si ferma il laser. Quindi siamo tranquilli. Se volate in Cile sopra Paranal, sarete abbattuti da noi. Ma in genere dovrebbe anche essere di notte una zona libera da aerei, quindi ci sono alcuni aerei che passano un po' abbastanza vicino, però sì. Non è molto comune durante la notte. Chiedono in tanti possibili visite al VLT. Allora, io sapevo che pre-pandemia c'era la possibilità di visitare il VLT il sabato, non mi ricordo se tutti i sabati, però c'era la possibilità di visitare tutti non i solo il VLT, tutte le domeniche, ma anche la SIGA o in generale i siti ESO, tra cui ad esempio ALMA. Sì. ALMA è dove ci sono tutti gli antennoni, però non vai sopra per questioni di sicurezza, dove ci sono gli antennoni, ti fermi alla sala di controllo. Mentre qua al VLT, alla SIA, vedi proprio anche i telescopi. Quindi sì, non so se adesso hanno ripreso a farle con la cosa della pandemia, immagino di no. No, non ancora, però ci sono delle visite virtuali che sono regolarmente, sì. Si può guardare il video in diretta live, però a un certo punto riapriranno, immagino, quest'anno. Abbiamo preparato, fra l'altro, un piccolo museo in un vagone di un treno che sta proprio all'ingresso, che ci è stato donato perché questa comunque è una zona di miniere sì, dove i treni vengono usati, e ci è stato regalato questo
questo vagone e all'interno abbiamo allestito un museo, quindi speriamo che entro quest'anno si ritorni a avere le visite di persona. Sì, perché è molto bello per avvicinare le persone. In ogni caso, nel mondo, nel momento in cui riapriranno, dovete prenotarvi sul sito dell'ESO e farlo per tempo, perché a volte sono esaurite le visite a mesi di distanza, e possono liberarsi dei posti e sono gratuite. Quindi, insomma, se andate in Cile e siete appassionati di astronomia, questo è un luogo che non potete perdervi. No, ed è comunque una destinazione anche il Cile che consiglio oggettivamente, perché è io il Cile lo consiglio paese. A chiunque mi dice dove vuole andare, o amici che devono fare i viaggi di nozze, Cile, andate in Cile, perché è una cosa indimenticabile. Già solo nel deserto dell'Atacama uno potrebbe passarci, penso, 2 mesi interi e non riuscire nemmeno a vedere tutte le cose che ci sono da vedere. Ci sono andato 4 volte, me ne manca da vedere... Voi che ci vivete anche, immagino che avete ancora da vedere anche una quantità di cose. Chiaramente è un grande classico, quando vivi in un posto va a finire che non vedi ma niente. Sì, vado domani, tanto ce l'ho qui. Esatto. Poi arriva il momento in cui te ne devi andare e non hai visto niente. Anche se in realtà ce l'hai qui fino a un certo punto, proprio perché comunque il deserto di Atacama è lo stesso, sì, 2 ore d'aereo da Santiago, quindi... Sì, è vero. Estremamente esteso, a tantissime zone da vedere che sono distanti centinaia di chilometri l'una dall'altra, perché il deserto Atacama è huge, è enorme. Vabbè, dicono gratuito il volo, quanto costa? Sì, vabbè, quello non ve lo paga l'ESO, a meno che non andiate a lavorare là direttamente. Diciamo che quando costa poco, costa fra i 400 e i 600 euro andata e ritorno adesso. Sì. Se preso per tempo stesso, post pandemia, non saprei. Vediamo se c'è qualche altra domanda, se no, di domande ce n'erano tantissime, però vediamo se c'è qualcuna a cui si risponde rapidamente. Chiedevano se i dati sono pubblici e per gente comune che magari vuole analizzarli. Sì, l'archivio è completamente pubblico. Trovate tutti i dati che sono stati presi con tutti i telescopi e tutti gli strumenti da quando è stato costruito ESO in pratica. Sia i dati di La Silla che i dati di Paranal sono completamente pubblici. In genere c'è un tempo che è proprietario, no? Quindi esatto. Per i miei dati erano 6 mesi, se non ricordo male, quelli presi con OKAI e WLT, e poi diventavano pubblici appunto per la comunità scientifica. Che è giusto che ci sia un periodo in cui i dati sono solo di un... dell'osservatore che li ha richiesti perché ha fatto il progetto e che quindi non gli servono per pubblicare risultati scientifici, in modo tale che qualcuno non rubi eventuali, tra virgolette, risultati. Quindi è giusto che siano per un certo periodo privati e che poi vengano messi comunque a disposizione dell'intera comunità scientifica. Cosa che viene fatta anche, ad esempio, con i dati del telescopio Hubble. Dopo un certo periodo sono pubblici e chiunque li può scaricare, insomma, analizzare, ecco. Ci parlavano dell'ESO Supernova Garching, quindi il planetario dell'ESO che è meraviglioso, quindi se andate a Monaco di Baviera andate a visitare il planetario nuovo di pacca dell'ESO, che è spettacolare. La lingua ufficiale lì è inglese o spagnolo? È inglese, tutti parliamo in inglese, ovviamente si può anche parlare in spagnolo, normalmente non è un grande problema, specialmente per noi italiani, ma... Comunque, esatto, la lingua ufficiale è l'inglese. Che lunghezza focale hanno i telescopi? Vuoi rispondere tu? Io onestamente non me lo ricordo, quindi... A memoria non me lo ricordo manco io. Quindi dobbiamo andarlo a vedere. Questa è dura, ve la rispondo dopo. Me la vado a vedere e ve la rispondo dopo perché non me lo ricordo, scusate. Allora... ci scrive Alessandro che 20 anni fa aveva contribuito a sviluppare l'observation software dello strumento VIRMOS, che è ancora attivo, che vuole sapere, non so se è ancora attivo o no. VIMOS, senza la R. Se è VIMOS, sta riposando in pace. Poveri, vabbè, destino è che tocca prima poi... Qualche anno fa è stato smontato. Ero già qui, quindi 2018-2019 è stato smontato VIMOS. Allora, ultima domanda, dai, poi andiamo in chiusura. Tutti i telescopi hanno bisogno di temperature basse per poter acquisire i dati, nonostante siano interferometri?
Questa è una domanda che fanno perché comunque quando parliamo ad esempio del James Webb, che è un telescopio spaziale, il telescopio spaziale che osserva nell'infrarosso ha bisogno di temperature molto molto basse, ma visto che ci sono strumenti infrarossi anche montati al VLT. Sì, allora alcuni degli strumenti che abbiamo che osservano nell'infrarosso, per esempio Matisse ha due criostati, che sono esattamente questi specie di frigoriferi che tengono i detector a delle temperature e parte delle ottiche a delle temperature molto molto basse. Però non tutti gli strumenti, soprattutto per la generazione di strumenti nell'infrarosso. Se guardate, se cercate su Google Gravity o Espresso, sembra proprio che siano dentro un sarcofago, è una cosa... Sono appunto, sì, per mantenerli a temperature basse, perché osservano lunghezze d'onda lunghe nell'infrarosso. Infatti sì, anche Okai, anche Visir hanno tutti quanti bisogno, che sono tutti strumenti infrarossi, hanno bisogno di essere raffreddati. Ma per esempio altri strumenti come spettrografie normali, un FORCE, un X-Shooter, a parte la parte infrarossa di X-Shooter, che anche quella è raffreddata in realtà, ma gli strumenti normali non hanno bisogno di essere tenuti a particolarmente basse, temperature basse. Chiaramente invece i detector sì. I detector, per evitare proprio il rumore elettronico, vengono tenuti a, mi pare, 130 gradi sotto zero o qualcosa del genere, forse anche un po' di più. Fabiana chiede come è nata la nostra passione per questo lavoro. Beh, io ho guardato per quanto, riguarda... per quanto mi riguarda, anch'io da piccolino ero già... Piero Angela è la risposta a tutti i problemi della vita. Io prima della prima elementare avevo già il mio mini telescopio, quindi ero già fanatico del cielo. Più di meteorologia in realtà che di astronomia, però poi insomma... No, io ho seguito letteralmente il pattern programmi di Piero Angela, cioè è stato paleontologia dopo che ha fatto i dinosauri, dopo ha fatto viaggio nel cosmo, sono passato ad astronomia, non ne ha fatti altri, quindi... E quindi sei rimasto lì. Esatto. Se avessi fatto qualcosa sulla medicina saresti andato a fare... E l'aveva fatto, ma l'aveva fatto prima, io non ero neanche nato, quindi niente. No, ma per me è rimasta... mi ha sempre affascinato il cielo fin da quando ero piccolina. Non ho mai avuto un telescopietto mio, però adesso ho questi qui, che non sono niente male. Ho avuto un periodo in cui volevo fare la ballerina, la cantante, insomma, con tutti i bambini. Poi a un certo punto ho fatto il liceo scientifico e ho deciso che avrei fatto l'astronoma. Ed eccomi qua. Letteralmente. Letteralmente, sì. C'era chi chiedeva informazioni su eventuali disturbi di satelliti, eccetera, eccetera. Proprio questo chiedo, credo che questo sia un argomento che meriti molto più spazio che una risposta rapida, perché ha varie sfaccettature, dipendendo anche dal tipo di osservatorio, dal tipo di telescopio, dal tipo di osservazioni che si fanno. Perché, come abbiamo detto più volte, un telescopio sempre lì in Cile che stanno costruendo, che è il Vera Rubin, che farà Survey a grande campo, quello potrebbe avere problemi decisamente più seri rispetto ad esempio a telescopi come il VLT o quelli di La Silla, in cui pianificando diversamente le osservazioni, non osservando al tramonto troppo basso l'orizzonte, si può sostanzialmente evitare il problema principale di Starlink. Però è un po' più complesso di così il discorso, perché poi rientra comunque il fatto di dover sviluppare algoritmi specifici per comunque eventualmente togliere il segnale dei satelliti. Però, insomma, è un discorso più complicato e quindi magari, visto che possiamo sfruttare le vostre competenze da addetti ai lavori in prima persona, magari in una prossima diretta possiamo affrontare un po' più in dettaglio l'argomento, che comunque non è banale e spesso se ne sentono... troppe di informazioni che possono essere magari sbagliate, fuorvianti o non attinenti proprio all'argomento. Quindi magari ci dedichiamo una parte di una prossima diretta e vediamo. Ragazzi, io siamo ormai all'ora e mezza, quindi direi che possiamo salutarvi, possiamo lasciarvi liberi alla vostra... Per Claudia no, alla vostra ultima parte del pomeriggio, per Marco sì. Io vado a prepararmi in realtà, a recuperare un po' di cose in camera e poi mi preparo a tornare su. Andiamo a cenare insieme, perché anche io devo andare a cenare ancora, quindi... Perfetto, anche se abbiamo 4 ore di differenza. Anche se abbiamo 4 ore di differenza.
Vabbè, gli orari spagnoli, mettili così, gli orari spagnoli sono sì. La cena che si fa normalmente dall'altra parte dell'oceano, insomma, quindi mettiamola così, dai. E, oh, ragazzi, se anche volete mandarci foto della vostra attività lavorativa, noi siamo felicissimi di pubblicarle, così facciamo vedere anche un po' il dietro le quinte del vero lavoro di un astronomo, insomma, che è una cosa... come detto prima, che non è nota a tutti e quindi sarebbe bello mostrare appunto anche quello che fa proprio un astronomo durante le sue ore di lavoro. E ovviamente se avete foto del paesaggio è ben gradito, così facciamo vedere il deserto proprio toccato con mano da chi sta lì e poi ovviamente immagini anche dei telescopi e cose del genere. Guarda, ti mandiamo anche una foto del barbecue della domenica pranzo, va bene? Assolutamente, fa parte della vita dell'astronomo, quindi voglio dire... La domenica pranzo, barbecue per tutti qui. Grazie mille. Grazie Claudia, grazie Marco, grazie infinite di questa bellissima diretta. Noi abbiamo avuto oltre 300 persone praticamente per tutto il tempo, quindi grazie di cuore. E magari rimanete in live, rimanete qui connessi perché adesso mando la sigla finale, poi ci salutiamo dietro le quinte e vi lascio liberi. Ragazzi, saluti grazie ancora. Grazie ancora da Matteo e da Claudia e Marco, che sta sotto di me, direttamente dal Very Large Telescope dell'ESO in Cile, nel deserto di Atacama. Quindi grazie di averci seguito, grazie ancora a Claudia e Marco. Noi ci vediamo alla prossima diretta. Prossima settimana vi ricordo che vi annunciamo un evento, ve lo sto dicendo da tanto, un evento molto importante, quindi rimanete con noi e seguiteci. E la prossima diretta osservativa la vedremo dal Gran Tecan. Sarò io di persona lì stavolta. Grazie a tutti, ragazzi. Ciao.